eccomi qua, mi trovo nell'autobus. Come potete vedere, un autobus, c'è il video con trasmissioni corali e trasmissioni musicali. L'autobus è tenuto molto bene, guardate anche i vetri pulitissimi, una pulizia della televisione, anche Media TV. Diamo un'occhiata a Gita. Ecco, la cosa interessante è che l'autobus è completamente gratuito. Adesso ho chiesto informazioni per arrivare in un certo posto centrale della città, mi hanno detto guarda, vai lì alla stazione degli autobus, prendi l'autobus per GoCare. GoCare mi hanno detto prendi il free bus per GoCare. Quando ho sentito dire prendi il free bus, ho detto ma sarà impossibile che sia gratuito l'autobus, possibile. Ho pensato ma sta a vedere che ho capito male, io ho pure free inteso non come gratuito ma come libro inteso in altro modo. No, effettivamente l'autobus è gratuito, davanti c'è anche una vetrofania rossa con su scritto free bus in inglese. L'autobus è completamente gratuito, l'autobus cittadino, per cui è molto interessante come prospettiva e suggerirei anche di effettuare un servizio così anche nelle città italiane, perché in questo modo il turismo rimane agevolato e anche le persone in città che vogliono utilizzare i mezzi pubblici anziché l'automobile avranno un grandissimo incentivo nell'utilizzare l'autobus, l'autobus con mezzo collettivo che inquina poco, calcolando che su un autobus ci salgono 30, 40, 50 persone tranquillamente, per cui un mezzo che consuma, che però serve nell'arco della giornata diverse centinaia di persone, perché in ogni tratta porta tantissime persone, libera il traffico dalla città. Tra le altre cose, gli autobus sono spesso equipaggiati di impianto a gas, per cui è un mezzo di trasporto alternativo validissimo. Ecco, non tutti gli autobus sono tenuti bene come quello dove sono io, ci sono anche autobus cassato, questo qua non riusciamo a capire come mai. Guardate, l'autobus ai vetri c'ha le tendine del cesso, ci hanno messo le tendine